ANIR e ANGEM, associazioni datoriali nel settore della ristorazione collettiva e commerciale, si chiamano fuori dalla trattativa per il rinnovo del contratto nazionale del lavoro, facendo sprofondare nell'incertezza migliaia di lavoratrici e lavoratori in tutta Italia, anche in Abruzzo e Molise. Si tratta di un settore molto importante che coinvolge ad esempio mense scolastiche ed aziendali, ma anche grandi strutture ricettive. Braccia incrociate sit-in stamane in prefettura a Pescara da parte delle principali sigle sindacali che provano a richiamare alle loro responsabilità le aziende, la maggior parte legate alle associazioni che hanno deciso per la rottura. Questo vuol dire proporre uno scenario peggiorativo nei confronti dei lavoratori di questo comparto che invece attendono il rinnovo del contratto dal 2021. Tutto questo è ovviamente inaccettabile. Già due imprese aderenti a questi enti hanno deciso di uscire da questi enti datoriali perché non si riconoscono in questa loro iniziativa. Speriamo che altre imprese decidano di fare la stessa cosa. Chiamiamo al senso di responsabilità le imprese del comparto, gli enti datoriali, affinché ci si sieda al tavolo e si sottoscriva un contratto migliorativo, così come ci si attende da un rinnovo di contratto. Ricordiamo che sono dei part-time forzati, non per scelta, e non guadagnano molto, sia nel settore della scuola pubblica che nelle mense degli ospedali d'Abruzzo. E purtroppo ci sono queste due aziende che noi, diciamo, seguiamo i lavoratori di queste due aziende, che sono la Vivenda e la Serenissima. Non vogliono rinnovare il contratto, anzi minacciano i colleghi datoriali di non firmare il contratto perché loro non lo riconoscono. Oggi c'è la prosecuzione della trattativa con Confcommercio a Roma. Noi saremo lì per cercare di rinnovare questo contratto e poi batterci perché quegli aumenti e quei diritti arrivano anche a questi lavoratori che hanno tutto il diritto di averlo.